Scusa, ora che sono qui davanti alla porta, ma non voglio entrare, ti prego non farmi legare. Scusa, ma cosa faccio qui? Un camice bianco che ci stringe il petto e non ci fa più gridare. Scusa, ma come hai fatto tu ad arrivare qui? Tu che eri tutta la luce che puoi immaginare. Scusa, io non capisco, ma un letto sfatto che ci stringe le braccia e no, non ci fa più librare. Erano scoperti innamorati, quasi per sbaglio e senza una scusa plausibile a giustificare una tale differenza di vita e di età. Quando si diedero il primo appuntamento, non capirono che la loro storia sarebbe durata quanto il vino di quella sera, troppo poco per esserne ubriachi e troppo per non esserne fatalmente attratti. Erano complici come due adolescenti che per la prima volta si concedevano l'un l'altro, scoprendosi fragili e nudi, solo nell'intimità che una relazione vera può donare. Furono felici assieme fino a un triste giorno di gennaio in cui la morte si presentò nelle loro vite, come in un vecchio film di Bergman, per dare a loro coscienza. In un solo tragico atto, la morte si portò via lei e quel piccolo sogno di vita complicata che in lei stava crescendo. Come al loro primo appuntamento, lui volle bere ancora un ultimo calice di quel vino che era così bene metafora della loro vita in due e che mai sarebbe stata in tre. Mise su un pezzo di Charlie Parker, si accese una sigaretta e, dopo aver vuotato il bicchiere, chiese scusa a lei per non aver urlato prima al vento tutto l'amore che c'era, a lui per le sue miserie e infine a quel piccolo sogno di vita complicata. Semplicemente, scusa.